Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sportiva di Telemolise. In apertura calcio, novità sui lavori allo stadio di Selvapiana. Intanto la società si sta muovendo sull'aspetto tecnico. Il comune di Campobasso, con la determina 1970 in data 6 luglio, ha nominato il RUP, il responsabile unico del procedimento per gli interventi allo stadio di Selvapiana. Abbiamo trattato spesso in questo periodo la situazione relativa all'impianto di gioco del Campobasso Calcio. Entro fine mese, al massimo per i primi di agosto, Selvapiana deve essere a norma per la Lega Pro. Le intenzioni esplicite del Campobasso sono quelle di ottenere il ripescaggio nel terzo campionato nazionale, ma per farlo serve uno stadio a norma. Ma i paletti del calcio professionistico sono ovviamente diversi rispetto a quelli di Serie D, senza trascurare un altro aspetto. Una società come quella rossoblù può puntare sulla passione del tifo campobassano. Uno stadio a norma con maggiore capienza e servizi permette un afflusso di pubblico maggiore, una condizione importante per la società che può contare sugli incassi del botteghino. Dicevamo dei lavori, la nomina del RUP è un altro passo in avanti verso l'avvio. Ricordiamo che lo scorso 30 giugno, con una variazione al bilancio, il comune di Campobasso ha impegnato una cifra di 77.000 euro per far fronte agli interventi previsti, ovvero la rete di cablaggio, la messa in opera del sistema di videosorveglianza e il sistema audio integrato. 77.000 euro che vanno a sommarsi ad un impegno già previsto in precedenza per un totale di 100.000 euro. A questo punto attendiamo l'inizio dei lavori allo stadio, si spera al massimo entro la prossima settimana. Bene così, l'opera è assolutamente necessaria e vincolante per avere tutte le carte in regola all'atto di presentare domanda di ripescaggio. Ricordiamo infine che 700.000 euro della Regione arriveranno in un secondo momento. Nella previsione fatta dal Comune, l'impegno è quello di portare a 7.500 posti la capienza dello stadio entro settembre. Successivamente, con i fondi impegnati dalla Giunta regionale, salire a 14.000 posti entro agosto 2021. Detto dell'impianto, la società sta lavorando sotto traccia in merito all'aspetto tecnico. Al vaglio diversi giocatori di Lega Pro, chiaro che per chiudere determinati profili servono maggiori info sulla collocazione dei lupi nella prossima stagione. Detto delle conferme ufficiali, lo staff tecnico composto da Mandragora e De Angelis sta lavorando per chiudere altre conferme. In settimana potrebbe arrivare la fumata bianca per Cogliati e Menna, due giocatori che hanno lo stesso procuratore. L'idea, confermata dallo stesso Mario Gesue, è quella di bloccare l'11 tipo della stagione con per l'emergenza coronavirus. Dunque, eccezion fatta per Zammarchi, rientrato a Cesena, la volontà è quella di mantenere gli artefici principali della rimonta nello scorso campionato di Serie D. Una strategia che ci sentiamo di condividere, perché finalmente il Campobasso che verrà non sarà smantellato. Un elemento importante, contare su allenatore e buona parte dei giocatori della passata stagione permette di proseguire un lavoro avviato. Giocatori che conoscono la piazza, le idee tattiche del mister, il campo di gioco, il pubblico, insomma tutti elementi da non trascurare. Ovviamente una rosa da integrare, come detto anche prima, nel momento in cui ci saranno novità sulla categoria. Al vaglio anche la posizione di Alessandro, mentre non ci sono stati contatti con Sbardella, Sanseverino e Musetti. La domanda che risuona a Campobasso in questi giorni è: abbiamo possibilità di ripescaggio? La risposta certa non si può dare, dovremmo interpellare qualche oracolo greco per avere una previsione sul futuro. Detto questo, possiamo considerare due elementi: la solidità societaria del Campobasso, il primo menhir. Consideriamo tutte le società in crisi nera in Lega Pro, in particolare dopo l'emergenza vissuta. Il secondo elemento invece riguarda diverse società, come appunto il Campobasso, il Foggia, l'Ostia Mare, il Monte Rosi, che erano in lotta punto a punto per vincere il campionato. La Lega Pro, ma anche il presidente della FIGC Gravina, si sono espressi in merito a queste situazioni, dicendo che saranno prese in considerazione in ottica ripescaggio, con una situazione di vantaggio rispetto alle società retrocesse in Serie D dopo i playout. Vedremo cosa succederà in futuro. Ricordiamo che la stagione di Lega Pro si chiuderà sul campo il 22 luglio con la finale playoff e a livello federale il 31 sempre di questo mese. La strada dunque è ancora lunga.
Lo abbiamo già anticipato ieri nel nostro TG Sport, Fabio Prosperi è il nuovo allenatore del Vasto Girardi. Abbiamo raggiunto il nuovo tecnico tramite Skype. Fabio Prosperi, nuovo volto per il Molise e nuovo allenatore del Vasto Girardi. Ieri l'ufficializzazione del suo nome, oggi allora proviamo a conoscerla un po' meglio. Prima di tutto la domanda è d'obbligo. Perché sì al Vasto Girardi? Perché per me è un'occasione importante con la possibilità di lavorare con una persona che conosco bene, che è il direttore Marinucci Palermo, col quale ho giocato insieme, ho fatto anche il corso a Coverciano. È una persona che ha grande voglia di crescere, grande voglia di lavorare, la stessa voglia che ho io, e insomma, ci auguriamo che le cose non vadano in porto. Ho conosciuto il presidente e tutta la dirigenza, li avevo già conosciuti qualche anno fa, ci fu una chiacchierata in eccellenza, e si parla di loro, di sono delle persone serissime, insomma, l'hanno dimostrato negli anni, quindi quale occasione migliore? Sicuramente sarà un campionato difficile, perché Vasto Girardi è una realtà... comunque una realtà più piccola rispetto alle altre, però insomma, abbiamo il tempo di prepararci e di farci trovare pronte in un campionato, ripeto, difficile. Secondo anno di Serie D per il Vasto Girardi, reduce comunque da una buona stagione, anche quest'anno si punterà su un allenatore, diciamo, emergente, giovane, con una squadra anche giovane, per lei che comunque ha esperienze, tra l'altro anche con settori giovanili come quello del Taranto, è una scommessa, però contemporaneamente anche una sfida che la sprona ad impegnarsi ulteriormente. Ma io dico che il calcio è un lavoro serio, quindi credo che tutte le situazioni ti debbano portare a spronarti a lavorare al massimo. È normale che sarà una sfida affascinante, difficile, ma lo sarà per tutti, e contiamo tutti insieme di raggiungere l'obiettivo finale, che, ripeto, io non mi stancherò mai di dirlo, perché così sarà un obiettivo difficile da raggiungere, ma alla portata della società e della squadra. Per quanto riguarda il mondo del calcio, la pandemia comunque ha bloccato lo scorso anno il campionato. Che calcio si aspetta nella stagione 2020-2021? Ma io credo che sarà un punto interrogativo per... soprattutto per le realtà che sono state ferme tantissimo tempo, e soprattutto per i giocatori sarà la difficoltà, credo, sarà farsi trovare pronti, perché comunque non è semplice stare fermo così tanto tempo, non è semplice non avere il contatto col campo per così tanto tempo, con lo spogliatoio. Quindi insomma, un leggero punto interrogativo ci sarà, qualcosa di diverso probabilmente ci sarà, e bisognerà adeguarsi a questo. Anche se non sono state ancora pubblicate le date ufficiali della stagione per quanto riguarda la prima di campionato, anche la Coppa Italia, molte società pensano già di ripartire per l'appunto anche con la preparazione a fine luglio. Lei si è già fatto un'idea? Stiamo valutando più opzioni. Abbiamo un incontro in questi giorni con la società e con lo staff per delineare, insomma, delineare la partenza, le modalità, perché comunque è un problema anche questo da non sottovalutare, perché all'inizio del campionato non si sa bene quando ci sarà la insomma, è ancora un'incognita, perché effettivamente non essendoci le date ufficiali diventa anche un po' più complicato programmare, bisogna avere un paio di alternative. Per quanto riguarda invece il girone, tendenzialmente quello delle molisane è sempre il raggruppamento F, che negli anni è cresciuto anche di livello. Ci sono tante piccole realtà, però, che si sanno sempre difendere molto bene. Ma il girone F è diventato forse uno dei gironi più belli e più complicati. Sono realtà, città importanti. L'anno scorso addirittura sono retrocesse realtà molto molto importanti, Jesina, Vezzano, Chieti, insomma. È un campionato, ripeto, che si annuncia difficile, bello, e credo che riserverà
come ogni anno riserva delle sorprese, quest'anno è stato molto avvincente, soprattutto nel finale. Peccato, ripeto, che si sia bloccato, perché credo che la corsa che si era delineata per la vittoria del campionato era molto interessante, anche per la salvezza. Basket, la Molisana Basket Campobasso ha messo in vendita su un'area specifica di merchandising del proprio sito magnoliabasket.it le magliette speciali che avrebbero dovuto vestire le giocatrici rosso-blu in occasione della Final Eight di Coppa Italia di A2. Ciascun completo sarà venduto ad offerta partendo da una base d'asta di 40 euro con chiusura prevista il 19 luglio. Il ricavato sarà devoluto ad un'associazione che sarà individuata e comunicata ufficialmente dal team rossoblù tramite i suoi canali. Calcio 5 di A2, Michele Marro resta un altro anno al CLN Cusmolise. Mister Sanginario non ha voluto rinunciare all'esperienza di Marro che, a discapito dell'età, riesce a dare sempre il suo contributo. Michele Marro è arrivata la riconferma al CLN Cusmolise, dunque un altro anno in campo in Serie A2. Era quasi pronto l'addio al futsal, poi cosa è cambiato? Ma niente, non è cambiato niente, è arrivata la riconferma che era arrivata già da parecchi giorni, cioè con la società avevo parlato quasi un mese fa e avevamo già chiuso tutto. Era soltanto per pensare un po' di più, visto che è un campionato molto impegnativo con i problemi lavorativi, ho dovuto pensarci bene, però poi abbiamo raggiunto l'accordo con la società e sono felice di fare quest'altro anno come giocatore, anche se pre-Covid e durante il lockdown avevamo già parlato in un'intervista io e te e avevo detto che sarebbe stato l'ultimo anno. Poi vuoi 4 mesi non giocati, sale ancora più la voglia di giocare in questo sport, quindi ci tenteremo per l'ultimo anno e poi dare l'addio al calcio giocato. Sarai uno dei più esperti del gruppo, una sorta di chioccia per il CLN Cusmolise. Che stagione ti aspetti? Sì, ormai per l'età anagrafica mi associano questo appellativo, questo aggettivo di essere più esperto, anche se poi quando metto gli scarpini e vado in campo ad allenarmi, cioè lo faccio come un ragazzino, come un under, forse è quello che mi ha caratterizzato e mi ha portato a giocare alla mia tenera età ancora in questa serie, ancora in questo sport. Non mi aspetto granché, anche perché, come detto, l'età si fa sentire, quindi sono consapevole che non sono più un ragazzino e non ho più le doti di una volta, però allenandomi con serietà e con umiltà cerco di dare una mano sia in campo che fuori a questa squadra. Una squadra composta soprattutto da tanti molisani, una squadra con più esperienza alle spalle dopo il primo anno di A2, dove si potrà arrivare? Sì, la cosa bella è che la società sta allestendo una squadra con parecchi giovani molisani, contornata anche di giocatori validi italo-brasiliani ed anche italiani. Spero di poter arrivare a un traguardo come quello dell'anno scorso, anche migliorarlo, visto che eravamo partiti l'anno scorso dal presupposto di raggiungere subito la salvezza e l'abbiamo raggiunta quanto prima. Poi ovviamente il Covid ha bloccato tutto e quindi si ripartirà da quell'entusiasmo e da quella voglia di proseguire in questa categoria, in questo campionato. La pandemia da Covid-19 sicuramente influirà sullo sport, quindi anche sul futsal, in che misura a tuo avviso? Sì, questo è un gran punto interrogativo perché ovviamente il campionato non si sa come bisogna affrontarlo, non si sa come bisogna svolgere gli allenamenti, cioè è una cosa nuova, ma penso che la società già sta lavorando anche per questo. Per il problema poi giustamente è come un anno zero ripartire perché non si sa giustamente in un campionato come questo che gira tutto intorno ai soldi, ovviamente non sappiamo come verranno allestite le squadre, però noi guardiamo in casa nostra, sappiamo che stiamo allestendo una squadra per figurare bene in questa categoria e come detto prima toglierci tante soddisfazioni.
Diciamo, dovrete fare del Palaunimol il vostro fortino, è lì che andranno conquistati la maggior parte dei punti salvezza. Sì, il Palaunimol, il nostro fortino, come è stato sempre da 2 anni a questa parte. Vedi l'anno dove siamo saliti in Serie A2 e vedi l'anno scorso, anche se l'anno scorso il campionato è stato caratterizzato anche da blitz esterni dove ci siamo tolti soddisfazioni a vincere in campi dove partivamo già sconfitti. Come hai detto tu, sarà il nostro fortino. Io dico sempre ripartire con la stessa voglia e la stessa tenacia che abbiamo lasciato prima del Covid. Mountain bike, dopo la pandemia da Covid-19 che ha fermato lo sport e non solo, tornano in sella gli atleti della Molise Tour Bike. Tra 19 italiani al via della gara internazionale a tappe che partirà venerdì da St. Moritz in Svizzera, ci saranno anche Emilio Bontempo e Andrea Cardillo, pronti a portare in alto i colori del team del presidente Giuseppe Gennarelli. Ci saranno al via i migliori atleti del panorama mondiale. È ripresa regolarmente l'attività presso il bocciodromo comunale di Campobasso, struttura gestita dalla bocciofila Monforte. Ai nostri microfoni il presidente Giuseppe Formato. Giuseppe Formato, direttore di Cibi Live, presidente della bocciofila Monforte. Avete anche inaugurato delle magliette. Se vuoi, ecco, a favore di telecamera possiamo far vedere il cognome, così per farlo vedere ai nostri telespettatori. Formato, quindi insomma è una divisa ufficiale della bocciofila Monforte. Stiamo facendo delle prove perché la società avrà le sue nuove divise in vista del campionato di prima categoria, che è il campionato di società in cui giocano gli atleti di categoria A. Proveremo a fare un campionato di competitivo di alto livello per centrare le Final Eight della manifestazione, e a tal proposito per l'occasione arriveranno a giocare per la bocciofila Monforte 4 giocatori, 3 dei quali sono ex campioni italiani, 3 arriveranno dalla Campania, 2 da Benevento, 1 dalla provincia di Salerno, e un atleta di categoria A arriverà a giocare a Campobasso da Potenza. Quindi un salto di qualità per la tua società? Sì, un salto di qualità era un obiettivo che ci eravamo prefissati 2 anni fa quando eravamo venuti qui alla bocciofila Monforte anche con il presidente della FIP Molise Angelo Spina, quello di riportare anche l'agonismo nel mondo del boccismo molisano. Si è lavorato tanto sulla promozione, abbiamo aperto in Molise, grazie alla bocciofila Avis, una scuola bocce, abbiamo aperto un settore paralimpico e nell'ambito paralimpico la bocciofila Monforte ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la cooperativa sociale Sirio, grazie al quale una trentina di ragazzi con disabilità frequenteranno qui la bocciofila in Villa De Capua in un progetto di integrazione sia sportiva che sociale per i ragazzi che saranno con noi, e ci auguriamo saranno con noi anche il sabato quando giocheremo il campionato per fare il tifo per la bocciofila Monforte Campobasso. Ecco, ci sono persone che vengono 2 ore al giorno, chi fa una capatina, chi sta un'ora, chi viene la mattina, chi il pomeriggio. Questo luogo così bello di Campobasso, immerso nel verde, da quante persone è frequentato quotidianamente? Mediamente sono 20-30 persone che frequentano il circolo. Le bocciofile sono un luogo di aggregazione per antonomasia, sono frequentate da bambini, adulti, anziani, uomini, donne, come abbiamo potuto vedere anche dalle immagini. E questo è il bello dei circoli bocciofili, luoghi dove interagiscono varie generazioni, e questa forse è l'emozione più bella, perché poi le varie generazioni interagiscono tra loro sia nei rapporti sociali ma anche in campo sulle corsie da gioco. Calcio regionale, il Città di Isernia si prepara al campionato di eccellenza. La società non ha nascosto le ambizioni di vertice, confermate anche dai primi colpi di mercato. Giorgio Palmeggiano, a distanza di qualche giorno dalla conferenza stampa tenutasi al comune, a che punto sono i lavori di preparazione al campionato? È passato qualche giorno dalla conferenza stampa fatta al comune di Isernia, nella quale abbiamo presentato questo progetto Città di Isernia Fraterna Roccasicura. E i lavori procedono speditamente, io sto lavorando mattina, pomeriggio, sera, alacremente, proprio per far sì che tutto sia pronto per l'inizio del campionato. Abbiamo ricevuto proprio l'altro giorno comunicazione che la Coppa Italia inizierà il 30 di agosto e il campionato
domenica 14 settembre, quindi adesso abbiamo anche una data, ci viene anche più semplice poter essere, diciamo, a posto per quell'epoca. C'è un'ossatura della rosa già solida, tre riconferme e nuovi acquisti. Per quello che riguarda il mercato, io ho promesso in un'intervista precedente di dare qualche nome, iniziare a dare qualche nome dei primi nomi facenti parte la rosa del Città di Isernia Fraterna Roccasicura. Allora, posso annunciare di avere come primo acquisto, diciamo, un ritorno ad Isernia, che è quello di Vincenzo Mingione. Quindi Vincenzo Mingione fa parte del gruppo Città di Isernia, torna dopo qualche anno nella piazza Isernina. Vincenzo non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti quanti, è stato anche il capitano ad Isernia, quindi è un ritorno sicuramente gradito da parte sua e da parte di tutta la piazza. Dopodiché posso dire di aver firmato proprio l'altro giorno Fabiano Sabatino, altra vecchia conoscenza della piazza Isernina, ma comunque di tutto il Molise, un difensore esperto, viene da 4 campionati vinti, non ha bisogno di presentazioni, quindi è un giocatore, diciamo, che si presenta da sé. Dopodiché, per noi una riconferma, perché l'anno scorso lo avevo preso a Roccasicura a dicembre, e rimane con noi Antonio Lombardi, attaccante, classe 1995, probabilmente uno, se non l'attaccante più decisivo, sicuramente tra i più decisivi del campionato molisano. L'anno scorso in 10 presenze, prima che il Covid ci fermasse tutti quanti, ha fatto 14 reti, giocatore che fa della velocità, della tecnica, del suo vedere la porta, la caratteristica migliore, quindi sarà sicuramente uno dei nuovi idoli della piazza Isernina. È un giocatore che viene con importante palmares, probabilmente per rendere il nostro attacco molto ma molto importante. Poi posso dire di avere confermato, perché anche lui l'anno scorso è venuto a Roccasicura a dicembre, l'ho preso l'anno scorso, Franco Calcagni, attaccante che anche lui non ha bisogno di grandi presentazioni, è un attaccante importante, un attaccante che ha fatto benissimo a Vasto Girardi qui in Molise, ha fatto circa 90 gol in un triennio felice per lui a Vasto Girardi e ricco di soddisfazioni. Speriamo che venga con i suoi 195 centimetri a rendere il nostro attacco pesante e mixato insieme alla velocità di Lombardi sempre più immarcabile. In ultimo ti dico un ultimo nome, poi chiaramente ce ne sono tanti altri, ma insomma diciamo che stiamo concludendo le varie cose. C'è un ritorno a Isernia, era con me anche a Roccasicura l'anno scorso, di Pierluigi Vitale, classe 2001, è uno dei prodotti più interessanti, credo, della cantera molisana in assoluto. È un ragazzo che anno dopo anno sta migliorando, io l'anno scorso l'ho visto e ho voluto a tutti i costi portarlo nell'esperienza di Roccasicura. È cresciuto molto anche durante l'anno, è un ragazzo veloce, un ragazzo che ha gamba destro-sinistro, vede anche la porta, comunque l'anno scorso in 20 presenze ha fatto 9 gol, per un classe 2001 è tanta roba, ed è un ragazzo isernino che sicuramente torna nella sua città per fare cose importanti. E nei prossimi giorni chiaramente potrò darti qualche altro nome. Questi sono i primi nomi per iniziare a riscaldare la piazza, ma sicuramente ce ne saranno tanti altri, perché come ho detto la squadra verrà allestita per raggiungere un traguardo massimo. Sembra evidente che c'è entusiasmo, non resta che attendere l'inizio della preparazione per vedere all'opera squadra e staff. Tra l'altro c'è gente che già si conosce. Sì, c'è entusiasmo, inizia a esserci entusiasmo in Isernia, è giusto che sia così, ci deve essere entusiasmo, noi viviamo per creare entusiasmo, vogliamo creare entusiasmo, e in
diciamo che io ho proprio fra un paio di giorni sono in Isernia per un summit con il mister di Rienzo e con tutto il suo staff, perché non stiamo lasciando niente di intentato, quindi avremo oltre allenatore un match analyst, un preparatore di portieri, un preparatore atletico, un massaggiatore, quindi proprio per avere uno staff folto anche fuori dal campo, e decideremo le date di inizio preparazione. Adesso che abbiamo le date campionato, comunque credo che sarà nei primi giorni di agosto a questo punto, però la data certa la decideremo tutti insieme con lo staff in una riunione a brevissimo. Tempo di riorganizzazione e programmazione per i team del Basso Molise. Facciamo il punto nel servizio. Il mese di luglio potrebbe dare il segnale più forte ed evidente alla riapertura calcistica in Molise. In Basso Molise la questione Calcio Termoli 1920 appare la più delicata, saltato il progetto del comprensorio Basso Molise che vedeva coinvolto, oltre il team giallorosso, anche Guglionesi, San Giacomo e Petacciato. Il presidente Marco Castelluccio sembra orientato a spostarsi dall'amico fidato Enzo Basler a Guglionesi. I due hanno già fatto calcio insieme a Basso e San Salvo negli anni scorsi, cedendo però il titolo di sua proprietà ad una cordata pugliese proveniente dall'Appennino Sud Dauno. L'altra compagine giallorossa, il Termoli 2016, è in stand-by. Il factotum Caruso con il presidente Emanuele Di Biase cercano supporti economici e morali. Qui però appare scontato ed evidente la separazione con la polisportiva De Santi Pietro e Paolo per il futuro. Una forte ipotesi potrebbe essere lo sponsor Gruppo Pasquarelli, con il magnate dei supermercati pronto ad incamerarsi tutto il sodalizio del 2016 per costruire un team vincente e dare forza e voce al calcio locale. A Dururi, neopromossa nella massima serie regionale, la società è ripartita dalla conferma dello staff tecnico. Lascia giallorossi Vito Casalanguida, corteggiato da diversi team del Basso Molise. Arriva al suo posto Mattia Cacchione, ex Frentania e Cliternina, 14 gol in 13 gare in questa stagione. E ritorna in giallorosso il difensore ex Termoli Antonio Iannacci dopo anni a Roma. In promozione sembrava fatta e scontata la fusione tra Campomarino e Cliternina, due compagini della stessa cittadina. Un'unica squadra a campo da gioco, il Madonna Grande, con i baby dirottati al Santa Cristina. Fusione saltata o rimandata, per ora il patron del Campomarino, il dottor Simone Spagnoletti, guarda avanti ed oltre, chiamato Leo Tanga per la panchina e svolta clamorosa per il futuro. In casa Maronea, dopo il brillante torneo scorso, sembra scontata la riconferma in blocco dell'intero staff tecnico e squadra. Forse si punterà ancora di più sui baby con una squadra juniores. La Turris di Santa Croce di Magliano, dopo la vittoria del campionato di prima categoria, ha ridato fiducia a Franco Carnevale, factotum e responsabile del settore giovanile. Voci di corridoio ce ne sono tante, dalla conferma del blocco foggiano al cambio radicale di gestione, con la possibilità anche di un cambio in panchina. In chiusura, socializzare con lo sport, appuntamento a Sulmona sabato presso il parco fluviale Augusto Daolio, che a partire dalle 14.30 ospiterà un evento sportivo per ragazze e ragazzi di tutte le età. Praticare lo sport in sicurezza, capire le nuove regole imposte dalla pandemia. Sarà un pomeriggio che vedrà in azione associazioni sportive e di volontariato. Le attività sportive promosse saranno bicicletta, calcio tennis e pallavolo. È tutto per la prima edizione del nostro TG Sport. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.